per ottenere una moto così leggera, tra l'altro questa moto è anche la più leggera della sua categoria, non c'è un vero segreto, non abbiamo lavorato su un pezzo che è particolarmente leggero. Il segreto, diciamo, è anche più difficile, cioè qualunque componente è stato riprogettato perché la moto è totalmente nuova e ogni componente doveva essere più leggero del suo precedente. Quindi un lavoro di fino che ha coinvolto tutti i singoli pezzi della moto durante la loro progettazione. La ciclistica del nuovo Monster è totalmente nuova rispetto al passato. L'elemento più di spicco è il telaio. Il telaio è ispirato dalla nostra moto più prestigiosa, che è il Desmo 16 ovviamente. Quindi abbiamo un telaio traliccio abbastanza corto, a cui si associa un telaietto che è l'industrializzazione praticamente della soluzione dello Desmo 16 da gara. Nella Desmo 16 abbiamo questa struttura che supporta il peso del pilota in fibra di carbonio. Ovviamente questa soluzione non è possibile per una moto con i numeri e con i costi del Monster e quindi nella moto di produzione abbiamo invece una struttura fusa in alluminio. Un gran lavoro per cercare di aumentare la maneggevolezza ai massimi livelli. Il punto principale ovviamente è il peso. Avendo una moto così leggera, la moto è meglio in tutte le condizioni di guida, quindi sia per i neofiti, per le persone che non sanno magari andare tanto bene in moto, è più facile muovere i primi passi su questa moto, sia per gli utenti più sportivi, quelli più interessati, diciamo, che sanno già fare una guida abbastanza sportiva, riescono anche a essere più soddisfatti e più veloci alla fine dei conti. L'elettronica del Monster 696 è molto molto evoluta. Per la seconda volta, la prima era stata solamente sul nostro top di gamma, che è il 1098R, ci sono due sonda Lambda allo scarico, una per ogni cilindro. Oltre a questo, la gestione del motore sfrutta una doppia logica, abbastanza complessa da spiegare, ma diciamo che il risultato per l'utente è che la moto ha una guidabilità migliore in tutte le condizioni, soprattutto a bassi regimi, a bassi carichi, ovvero per esempio nel traffico cittadino dove alla fine l'utilizzo della moto è più morbido, più facile e più piacevole per tutti i tipi di utenti. L'ergonomia del nuovo Monster è stata totalmente riprogettata, pur mantenendo una connotazione comunque moderatamente sportiva, quindi col busto un po' reclinato in avanti, la distanza tra sella e manubrio è stata diminuita, quindi è più facile raggiungere il manubrio e c'è meno carico sul polso. Inoltre, sia la sella, che comunque è molto bassa da terra, sono per la precisione 770 mm, sia tutto il veicolo sono molto stretti nella zona delle gambe, quindi è molto facile anche per le persone magari non altissime riuscire a appoggiare entrambi i piedi a terra al semaforo. Per riuscire ad arrivare in produzione con una moto che rispecchia così tanto l'idea iniziale del designer, alla fine non c'è un vero e proprio segreto. Il nostro, tra virgolette, segreto è stato semplicemente lavorare in gruppo, quindi fin dall'inizio, fin dai primi bozzetti su carta della moto, fino all'arrivo in produzione, sia designer e area tecnica hanno sempre comunque collaborato e quindi questo ha permesso, con uno sviluppo che è stato di circa 3 anni, di arrivare sul mercato con un prodotto tecnicamente all'avanguardia, dal design molto molto curato e raffinato, e quindi unisce questi due aspetti che il più delle volte sono decisamente contrastanti. Per ultimo, una cosa molto importante, il mio colore preferito per questa moto. Sinceramente io vi consiglio il bianco, bianco perla. Sotto il sole è fantastico, poi fate voi. E se poi proprio volete anche aggiungerci un tocco in più, due silenziatori termignoni sono perfetti. Ciao a tutti!